Buongiorno, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di A Casa in Forma, io ci provo, il programma di cucina targato 264. Partiamo subito, vediamo chi c'è in regia oggi a farci compagnia. Buongiorno, chi c'è? Buongiorno. Come stai, Matteo? Benissimo. Tutto bene? Alla grande. Allora, oggi abbiamo una bella ricettina, stai dando una sbirciata? Sì, già ho visto. Andiamo di linguine, ci sono dei pomodorini, ci sono dei pistacchi, c'è l'aglio, il limone, le melanzane, il pesce spada, addirittura zucchero a velo. T'ho confuso le idee? Un po' t'ho confuso le idee. Va bene, dai. Allora, intanto però dobbiamo fare gli auguri perché oggi è il compleanno di Ludovica che compie gli anni. Allora, la nostra bella torta di compleanno, musica maestro, Ludovica. Tanti auguri, Ludovica, che compie 19 anni da Padova. Giovanissima Ludovica, verso la maturità. Un caro abbraccio, divertiti e passa una bellissima giornata. Detto questo, io direi che qui è il caso di mettersi a cucinare. Non sarò solo, sarò in compagnia di un ospite che vi vado subito a presentare. Prego. Giulio Greco è nato a Milano, belga da parte di mamma e italo-tedesco da parte di papà. Dal 1991 al 1996 è il bambino biondo della pubblicità Kikko. Inizia quindi fin da subito a lavorare per il suo sogno nel cassetto, diventare un attore e un regista. Attualmente vanta numerosi lavori e collaborazioni con le migliori case di produzione, radio e TV. Oggi si racconta e si cimenta ai fornelli nella cucina di Cusano Italia TV. Signore e signori, Giulio Greco. Giulio Greco, buongiorno. Benvenuto, come stai? Bene, tu come stai? Tutto bene, che piacere vederti. Ma che piacere essere qui, grazie dell'invito. Sai che io fra le tante cose che tu hai fatto, che adesso abbiamo visto, mi ricordo benissimo la pubblicità della Kikko. Sì? Sì, sì, me la ricordo proprio bene. Se ti ricordi il bambino... Il bambino biondo che saltava sul letto pure. Sì, 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 sì. Penso sì, che sì. Io mi ricordo l'ultima che ho fatto, quando avevo 5 anni, si chiamava Kikko School, era un piccolo giochino, una casettina, sì, così. Tra l'altro online si potrebbe ancora trovare, l'ho trovata su un sito francese, abbastanza carino. E io che giocavo con questi colori, c'erano un sacco di forme così, e c'era un papà finto nella pubblicità, che io ovviamente sentivo mio padre, proprio mi sembrava proprio mio papà, non volevo andare via. Mi ricordo che mia mamma mi ha dovuto portare via di forza, proprio. Sì, perché volevo rimanere lì, era un gioco bellissimo. Ci credo. No, però beh, questa pubblicità mi è rimasta proprio impressa, insomma, andava spesso. Se vuoi lo faccio ancora. Dai, ecco, no, sai perché? Perché c'era questa scena appunto con te che saltavi sul letto, il genitore che dormiva e mia madre diceva, cioè quello è proprio Manuel, perché la mattina mi svegliavo presto, soprattutto la domenica, e svegliavo tutti. Comunque oggi sei qui per cucinare. Sono qui per cucinare, sì. Che rapporto hai con la cucina? Meraviglioso. Dai. Devo dirti, è una... A parte che sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia che mi ha subito, da proprio piccolissimo, fatto apprezzare sia il buon cibo che il buon vino, che la buona birra, perché da mezzo belga non posso che dire anche buona birra, chiaramente. E tu pensa, ti dico anche una cosa così che racconto non spesso. Quando avevo 8 anni, ho chiesto a mio papà e mia mamma cosa vuoi come regalo di compleanno. E io ho detto, voglio andare in un ristorante. Ma dai. Senza saperlo, era un ristorante che poi è diventato un ristorante stellato. Tu pensa, da bambino chiaramente non potevo saperlo. E sono andato in questo ristorante e poi lo chef è arrivato e c'eravamo io e mio fratello, che Arturo, che aveva 6 anni, adesso non ha più 6 anni. È chiaro, è passato del tempo anche per me. E andiamo in questo ristorante e arriva il cameriere e ci dice, signori, ma per i bambini... Le pennette al pomodoro? Noi siamo impazziti, certo. Siamo impazziti, no? Noi vorremmo gentilmente il menù completo come mangiano papà e la mamma. Abbiamo preso il menù completo. E avete mangiato? Abbiamo mangiato tutto. Ad ogni piatto facevamo buonissimo, così così. Questo cameriere non ci credeva. Cioè, proprio impazzito. Nel vedere due bambini così piccoli a mangiare il crudo, il pesce crudo, una cosa o un'altra, eccetera, eccetera. Allora
Alla fine è uscito lo chef, perché non ci credeva, perché continuava ad andare in cucina, guarda che sono due bambini, sono sei anni che continuamente mangiano, secondo, non è vero, è uscito lo chef, ci ha conosciuti e ci ha offerto la cena, sia a me che a mio fratello. Che bello! Perché sì, è incredibile. Perché era rimasto sorpreso da questi bambini così piccoli, no, che assaggiavano e mangiavano tutto. Beh, in effetti devo dire che questo però fa parte anche proprio delle famiglie, dall'educazione, no? Il rapporto del cibo, anche assaggiare, apprezzare, per cui sì. Assaggiare e anche annusare. Annusare, interessante. Guarda, io so che ci sono alcuni ristoranti che fanno queste esperienze in cui ti bendano. Ah, bello. Secondo me dovrebbe essere molto interessante, perché tu sei lì bendato e quindi facciamo subito. Sarebbe carino, sarebbe divertente, no? Che uno assaggia e ecco, non vieni distratto magari dal colore e assapori anche molto meglio. È vero, bellissimo. Detto questo, prima di bendarci, che cosa ci preparerai tu oggi? Guarda, oggi facciamo un primo piatto. Un primo piatto sono delle linguine che ho chiamato così, questo piatto che... Questa è una ricetta che hai inventato tu, che hai creato tu. Ma mi sono un po', come dire, ho preso qui e là i tanti viaggi. Sai, il bello di fare questo lavoro è che ti permette di viaggiare molto, certo. E di stare anche solo. Che tu, certo. Uno potrebbe pensare, sai, è una cosa triste stare magari da solo, in certi momenti può anche esserlo. Sì. Però in realtà ti permette di fare tante cose liberamente, no? E quindi provare, nel mio caso specifico, tantissimi ristoranti. Quindi un po' di qui, un po' di là. L'ho chiamato Uliocciu. Ok. Tu mi dirai cosa vuol dire. Cosa vuol dire? Cioè, nel dubbio assoreta, no. No. Vabbè, io sono... Mio nonno era catanese. Ok. La Sicilia è pazzesca. La Sicilia è incredibile. E allora ecco la melanzana che torna. Ed ecco la melanzana che torna. Il pesce spada, i pomodorini, il pistacchio. Adesso riconosco adesso le origini. Hai capito, la sicilianità. Il pachino, insomma, tutto quanto è super siciliano. Mio nonno non era un grande cuoco, però sicuramente mi ha fatto appassionare tanto. Io mi sento molto siciliano, anche se sono biondo e i colori li ho presi da mamma, però così. E Uliocciu chi è? È l'elefante. Sì. Che il Uliocciu, okay. È l'elefante di Catania, perché mio nonno era catanese. E quindi questo elefante è conosciutissimo, è proprio simbolo della città di Catania. E quindi mi sono detto, se ci sono gli archi della marina, lì a fianco c'è appunto gli archi della marina dove arriva il pesce fresco tutti i giorni, poi insomma c'è una storia che ti fa sentire il profumo di mare ma anche di terra, infatti pistacchio di Bronte, la menta siciliana, perché non dimentichiamo che anche la menta è siciliana, abbiamo un Etna bianco. Quindi abbiamo un bel po' di c'è di da prodotti. Lavorare. E allora a casa armatevi pure di carta e penna, perché stiamo per dare la ricetta di oggi. Vediamo di che cosa abbiamo bisogno per preparare questo primo piatto. Vediamo un po'. Bene, allora linguine, pesce spada, uvette e pistacchi. Abbiamo dato un nome un pochino più semplice, anche se adesso ce l'hai spiegato per bene. Allora, 500 g di linguine oppure gli spaghetti. Pesce spada, olio extravergine d'oliva, peperoncino fresco, un bel limone, uvetta, pistacchi, prezzemolo, spicchi d'aglio, menta fresca, sale grosso, sale fino, due melanzane, 100 g di pomodorini, 50 g di zucchero a velo e pan grattato. Questi sono tutti gli ingredienti che ci occorrono. Io gioco ancora con la piastra qua. Sta anche molto bene questa pasta con delle caserecce o anche della pasta corda, però oggi facciamo questa lezione. Allora io ti armo di un coltello perché ti vedo già pronto. Ti ringrazio. Eccoti qui. Grazie. E la prima cosa che facciamo quindi è spuntare le melanzane. Spuntare le melanzane. Le andiamo a togliere la parte che non ci serve, esatto, i bordi. Non ci serve. Tanti viaggi, uno in particolare? Che domanda. Che ti posso dire? Può essere sicuramente, uno che mi ha colpito negli ultimi anni e che probabilmente rifarò a breve. E gli Stati Uniti. Sì, sono stato a Los Angeles per 6 mesi. Sì. È stato un'esperienza incredibile. Perché innanzitutto essere nella patria del cinema, certo. Che ti permette di vivere proprio quella sensazione che fin da bambino ho sempre desiderato di vivere. Certo, di andare a vedere, no? Di toccare anche un po' con mano. Di toccare con mano e di capire anche qualcosa che in realtà, poi vabbè, questa è stata la mia sensazione,
Ti sembra di essere in un paese occidentale similissimo all'Italia, in realtà è molto diverso. La mentalità è molto diversa, il modo di... Ecco, proprio così, no? A primo acchitto proprio, che cosa c'è di diverso nella mentalità? Che cosa noti subito? Bah, guarda, sinceramente la prima cosa così al volo è la concentrazione che c'è sul lavoro. Sì? Sì. Cioè, le persone comunque si basano tanto delle loro giornate, delle proprie giornate al dedicarsi al lavoro. Ed sì, è forse anche per quello che gli americani eccellono magari in una cosa. Ok. Poi magari non sono come noi, e riusciamo a fare un po' tutto, un po' tante cose, ci adattiamo facilmente. Okay. Loro sono magari in una cosa bravissimi, eccezionali, e da lì mi viene in mente gli sportivi, per esempio. Sì, si guarda gli sportivi, a parte il calcio, perché su quello non ci battono ancora. No. Però ecco, quello sicuramente. E poi c'è tanta meritocrazia, quello senza dubbio. Cosa che secondo te in Italia manca? Sai, è difficile. Sì, secondo me sì. Okay. Sì, secondo me sì. O comunque c'è il ritmo è molto più lento. Cioè, per arrivare a degli obiettivi, secondo me, ci metti molto di più. Okay. Non basta studiare, non basta essere preparati. È un po' come dire, no? Ho capito. Invece una parte dell'Italia che porti nel cuore? Oh, beh, cavolo, ce ne sono tantissime. L'ho viaggiata praticamente quasi tutta, perché sono proprio appassionato. Ogni volta che ho qualche soldino lo investo in quello, perché il viaggio... Beh, ti dico la Sicilia perché oggi stiamo lavorando, certo, su questo, però sono cresciuto in Piemonte, sono nato a Milano, cresciuto in Piemonte, il Piemonte, sono molto legato anche al Piemonte, non c'è niente da fare. Roma la amo tantissimo. Adesso dove vivi? A Roma. A Roma. Vivo a Roma e devo dirti la verità, in questo momento non mi manca. Ti trovi bene a Roma? Mi trovo divinamente bene, sì. Ti senti accolto? Sì, mi sento accolto. Che cosa ha Roma magari rispetto ad un'altra città, secondo te? La luce. Ha una luce incredibile che vedi non solo dal punto di vista climatico, ma proprio anche nelle persone. C'è una sorta di... Poi c'è l'unione di tutti questi turisti che arrivano, c'è il fascino dell'antico che si mescola al moderno, ma nel senso di che viene portato dai turisti, no? Quindi c'è un'energia antica. Beh, questo è vero, si... nel senso che Roma è una città molto grande, molto diversa da quartiere a quartiere, cambia, no? Sì. Cambia molto, veramente. Certe volte basta spostarsi da un quartiere a un altro, sembra di stare in un'altra città. Ci sono tanti monumenti, c'è tanta arte, tanta storia, tanta cultura. Poi nel frattempo vai con il Sale Grosso, vedi anche tanti turisti, c'è tanto scambio, ci sono persone che vengono da tutte le parti d'Italia. Quindi diciamo che è una città bella, bella diversificata. Sei vicino al mare, sei... E poi tra l'altro è vero, sei pure vicino al mare, no? Le due adesso con le belle giornate siamo già tornati, io ancora no, ma non vedo l'ora. Io ho già fatto il bagno. Hai già fatto il bagno? Pure, è coraggiosissimo. No, ma tutti i mesi. È una proprio una, sì, è una cosa. Sì, sì. Mi piace fare. Guarda, ho odiato il freddo. Sì. Fare il bagno freddo per anni. Uh-huh. Proprio una cosa che non sopportavo. E ti dico, da belga, da sfigato in un certo, certo, senso. Perché mi sono sempre detto, cavolo, no, allora non funziona. E invece adesso ho imparato a fare non so se conosci il metodo Wim Hof. No, dimmi che cos'è. Vabbè, vuoi un altro coltello? No, va bene. Ah, ok. Va bene. Questo personaggio incredibile. Allora, aspetta se ti interrompo un attimino. Abbiamo tagliato le melanzane fatte a pezzettini e messe col sale grosso. Sì, e stanno lì. A spurgare. Poi, ecco, adesso che cosa fai? Perché qua sarà una cosa scicchissima, voi non lo sapete, ma io già l'ho capito. Adesso facciamo, pelo la melanzana e la mettiamo poi nel forno assieme ai pomodorini a parte, ma perché poi sarà semplicemente per guarnire. Faremo un effetto crunch. Un effetto crunch. Perché bisogna giocare sulle... come si dice? Sulle consistenze. Assolutamente sì. Fondamentale. Ah, torniamo invece al tuo bagno al mare. Sì, freddo, ghiacciato. Freddo, ghiacciato. Dimmi un po' questa tradizione, chiamiamola così. È diventata tradizione negli ultimi anni.
A parte che ti toglie completamente le infiammazioni. Io faccio doccia fredda tutti i giorni. Tutti i giorni fai la doccia fredda? Sì. Matteo, hai capito? Che devi fare la doccia fredda tutti i giorni. Allora. Sì, sto seguendo, sto seguendo. Matteo, hai seguito? Sei pronto? Sì, sì. Vabbè, diciamo che allora, inverno, dicembre, gennaio, subito fredda non ce la faccio. Certo. Che direi una cosa. Comincio un po' tiepido e poi dopo vado. Piano, ma vado sul ghiacciato. Vai sul ghiacciato. Sì, sì, sì. E devo dirti che da quando. Posso chiederti quello più piccolino di coltello? Come no? Grazie. E da quando lo faccio. Andiamo su questo. Grazie. Da quando lo faccio, mi sento. Ti senti meglio? Mi sento meglio. Ti senti meglio? Sì, sì, è un'altra vita, è qualcosa che non riesco a farne a meno. A farne a meno, vedi? Sì, sì. No, io diciamo, devo dire, la doccia fredda non riesco, però quando vado in palestra mi capita con alcuni compagni di allenamento, io faccio crossfit e loro poi si fanno una doccia fredda. Sì. Fredda, fredda, fredda. Quindi, insomma, vabbè, interessante pure quello. Anche se poi posso dirtela tutta. Quando poi andiamo alle terme, no? Certo. C'è sempre la doccia fredda, no? Certo. Poi uno lì la prova, però magari a casa dici di no. Vabbè, ma questo fa parte. Perché alle terme sei in mezzo agli altri e cerchi di far bella figura. Lo fanno gli altri, lo non posso farlo io, capisci? Allora. 100 euro per fare la doccia fredda, le spendiamo a casa. A casa no. Gratis no. Tanto si risparmia parecchio. Si risparmia. Allora, pesce spada, anche questo qui tagliato così a dadini, a pezzettini. Sì. Le melanzane intanto se ne stanno lì buone buone. Stanno a spurgare, lì spurgando un pochettino. Giustamente devono perdere. Questo è un procedimento che si fa con il sale grosso. Sì. Con il sale grosso. Sì, si fa così. Tu il sei sale più grosso. Da dolce o da salato? Che domanda. Che domanda, vero? Ma ti dico più. Partiamo dal prepararlo. Prepararlo salato. Salato, tutta ok. Tutta la vita, sì. Ok, e invece da mangiare? Mangiare anche, direi anche. Salato, Per la varietà di quello che può offrire il salato. Anche se poi salato è un po' una parola sempre un po' difficile, perché salato è salato, acido, amaro. Certo. Salato è solo un è lato, vero. Quindi anche quello non lo so. È diciamo difficile. Che a me l'amaro piace molto come gusto, l'amaro, per esempio. Sì, anche a me. Sì. Ti piacciono gli amari? Molto. Io sempre la sera bevo sempre un amaro. Ma tutte le sere? Anch'io? Sì. Cioè, passiamo per alcolizzati così. No, non no, bere. Tutte le sere un quando è metto lì e mi concedo questo momento. E no, io guarda, ne parlavamo anche prima, no? Spesso mi fanno la domanda, mi dicono: ma tu sarai un bravissimo cuoco, tu sai cucinare. Io, chi mi conosce lo sa, questo è un programma che è nato quasi per un'esigenza. Vengo con una mamma alle spalle cuoca, per cui sicuramente un pochino c'era ci sei cresciuto. Qualche zampino. Però devo dire che da quando poi ho iniziato a fare questo programma ho scoperto un mondo che non conoscevo e devo dire che nella cucina c'è tanto da imparare. Certo. C'è tanto da imparare perché? Perché io sono sempre stato una persona che purtroppo voleva tutto e subito. Caro mio. Tutto e subito. E invece no, quando poi ti metti ai fornelli scopri che ci sono dei tempi di cottura. Ci sono delle pietanze che devono cuocere a fuoco lento, altre a fuoco alto. Bisogna stare lì, bisogna vedere quando aggiungere, quando togliere. Ma poi soprattutto ci sono dei prodotti che hanno dei sapori diversi e che vanno messi insieme. Ma quello più forte non deve mai andare a prevaricare su quello più debole. Verissimo, verissimo. E questa è una cosa, penso, che potremmo riportarci nella vita di tutti i giorni. Poi un'altra cosa che mi piace da morire della cucina italiana è che spesso entrano dei prodotti che non sono italiani. Pensiamo alla curcuma, pensiamo allo zenzero, e si sposano benissimo. Incredibile, benissimo, io uso sempre. Io uso sempre. Ma c'è un cucchiaino, ce l'abbiamo. Come no? Eccolo qua. Grazie. Piccolino? Guarda. Sì, sì, è uguale, okay. Solo per girare qua il nostro. E si sposano benissimo, quindi dovremmo imparare un pochino di più dalla cucina. Dovremmo, io penso anche i più piccoli a scuola andrebbero più educati proprio a sporcarsi le mani, a mettere le mani in pasta. È vero. Ad assaggiare, perché poi che succede? Che uno va via di casa, ecco, va
per l'università, per studio, per il lavoro, poi non sa cucinare, ma cucinare è una cosa fondamentale, eh. Fondamentale. Mangiare è la prima forma d'amore verso noi stessi, per cui insomma bisogna... E verso gli altri. E verso gli altri, perché poi quanto è bello preparare un piatto. Io, se c'è una cosa che mi emoziona, credetemi, è quando qualcuno porta, che ne so, un dolce in ufficio. Bellissimo, adoro. È una cosa proprio che mi piace tanto, perché è un gesto di è un gesto di amore, mm-hmm. È un gesto di generosità. Sì. Fare qualcosa per qualcun altro, trovo. È una cosa che... Una cosa bellissima. Poi le ricette spesso parlano anche di noi, no? Quello però... che scegliamo, come le prepariamo. Quindi abbiamo detto che tu cucini spesso, ho capito questo. Io cucino spesso, sì, cucino spesso, anche se ultimamente... Che profumo di menta in questo momento. Facciamo marinare anche un po' con la menta. Adesso stiamo marinando il pesce spada. Abbiamo messo olio. Sì, limone, succo di limone. Succo di un limone, buono. Sì, metà. E la menta profumatissima. Qua mi viene già voglia di un mojito a me. Possiamo farlo se vuoi. Possiamo fare anche un mojito. Se hai un po' di rum. Durante la pubblicità facciamo un mojito. Assolutamente. Adesso facciamo così. Ne lo lasciamo. Ho conosciuto un brand australiano che ripropone cocktail distillati ma analcolici. Ah, fantastico! Sì, sì, fantastico. E devo dire che con i sapori ci azzecca pure. Beh, non è che bisogna per forza mettere la parte alcolica se hai dei prodotti buoni. Alla fine, guarda, credo non facessi questo lavoro. Mm-hmm. Non facessi il lavoro di attore. Sicuramente mi piacerebbe aprire un locale. Non ti dico fare il cuoco perché non ho la tecnica, certo, sufficiente, e forse stare tutto il giorno in una cucina no. Però aprire un locale è il sogno fin da bambino. Da bambino. Sì. Con mia sorella Giada. Diceva, quanti siete in famiglia? Siamo due fratelli e una sorella, vabbè, mio papà e mia mamma. Ok. E tutti i miei due, mio fratello e mia sorella sono più giovani di me. Piccolini. Mia sorella, che ha 8 anni meno di me, dicevamo sempre, bravissima tra l'altro a cucinare, eccezionale, sto sponsorizzando Giada, quindi attenzione. No, dicevamo sempre, se apriamo un locale, ci mettiamo in cucina e facciamo insieme. Io, lei mi diceva, e io mi metto alla cassa. Che, Avevi capito tutto, No, anche con mio fratello giocavamo spesso quando eravamo piccolini, giocavamo al ristorante, noi dicevamo. Bello. Poi sai cosa facevamo? Quando andavamo a mangiare fuori con i nostri genitori, prendevamo sempre il dolce, quello al cocco, dove c'era la noce di cocco che ti restava, no? Bellissimo. Allora noi tornavamo sempre col bottino, che poi che ci dobbiamo fare con questa noce di cocco, non si è mai capito, che poi riutilizzavamo nelle nostre, capito, nei nostri piccoli allestimenti. Pomodorini pachino, ovviamente siamo sempre in Sicilia. Sicilia che poi si sviluppa non solo nella parte catanese, ma pachino più, insomma, certo, andando più verso il ragusano. Ogni angolo della Sicilia ti regala qualcosa di... Io rimasi impressionato dalle piantagioni di pistacchio che chiaramente non avevo mai visto. Sì. Bello. Ho fatto una vacanza in Sicilia bellissima, 15 giorni con lo zaino in macchina, e ogni notte dormivamo in un posto diverso, ma ho scoperto una Sicilia pazzesca, veramente bella, bella, bella. Sono stato l'anno scorso a Favignana. Bella, sì, sono stato lì. C'è un mio amico che aveva il gommone. Bello lì. Siamo divertiti come pazzi. Tutta la parte Erice, tutta la parte del Trapanese, è meravigliosa. Ma poi bella cucina, tanta storia, tanta arte. Poi dal dolce al salato in Sicilia, dove ti giri bene. Ma poi soprattutto una cosa che dico sempre è che no, perché la mattina si fa colazione con la brioche, col gelato e la granita. Oh. Allora uno dice, ma figurati se la mattina io mi mangio la granita. Adoro. Allora il primo giorno dicevo, proviamo. Sì. Il secondo giorno, ma non vedi l'ora. Io facevo due colazioni. Prima uscivo a casa da solo mentre gli altri dormivano. Dopodiché, quando si svegliavano, dico, ok, adesso andiamo a fare colazione. Facevo due colazioni. Comunque, al volo, la grafica della ricetta che stiamo facendo oggi insieme. Così riassumiamo un po' tutti gli ingredienti. Queste linguine, pesce spada, uvetta e pistacchi.
Linguino spaghetti, io direi le linguine, pesce spada, olio evo, peperoncino fresco, un limone con scorza edibile, uvetta, pistacchi e prezzemolo, spicchi d'aglio, menta fresca, sale grosso, sale fino, melanzane, pomodorini, zucchero a velo, pan grattato. Abbiamo fatto il pesce spada a cubetti, l'abbiamo messo a marinare con olio, limone e menta. Le melanzane fatte a cubettini col sale grosso stanno spurgando. Pomodorini tagliati a metà, sale. Un po' di sale e adesso mettiamo... Ingrediente segreto. Ingrediente segreto, anzi un po' di pepe ce l'abbiamo. Ci abbiamo pure il pepe. Fantastico. L'ingrediente inaspettato, dai, più che segreto. Inaspettato Che è lo zucchero a velo. Lo zucchero a velo, perché andiamo a fare i pomodorini. Facciamo una cosa, come dicevi prima, un po' chic. Facciamo una cosa un po' chic, sì. E li facciamo confì. Confì. Matteo in regia, tu li fai i pomodorini confì? No, assolutamente. Non so nemmeno cosa sono. Come no? Sono... E allora oggi ti insegniamo come fare i pomodorini confì. Così questa sera torni a casa e a tua moglie le dici: amore, oggi ti faccio i pomodori confì. E poi fa scena, se lo dici un po' in francese. Capisci? Così fa: mon amour, je te fais des pomodorins confà. Proprio così. Prova un po' a ripeterlo, Matteo. Secondo me mi dà un calcio. No. Allora facciamo così, va. Noi adesso ne approfittiamo. Non sarei io, mica peraltro. Ti devo passare qualcosa? Prendo la... Ok. Allora guarda, facciamo così. Io direi che ci fermiamo un secondino. Perfetto. Così Matteo ne approfitta per fare esercizio. Tu adesso lo aiuti durante la pubblicità per imparare un po' di francese. Noi ci fermiamo qualche minutino di pubblicità, poi torniamo da voi e finiamo questa bellissima ricetta che stiamo preparando oggi insieme. Vous a tra poco. Prêt? Vous êtes prêt? Vai, bravo. On y va? On y va. A tra poco. Di nuovo bentornati in onda, eccoci qui, ci siamo lasciati pochi minuti fa in compagnia di Giulio Greco, con cui stiamo preparando queste linguine pazzesche che abbiamo chiamato come? Ulioccio. Benissimo, perfetto. Sì. Che cosa abbiamo fatto? Le melanzane a cubetti col sale grosso per farle spurgare, il pesce spada l'abbiamo fatto marinare con olio, succo di limone e menta, i pomodorini, eccoli, li abbiamo tagliati a metà, conditi con olio, sale, pepe. E adesso, andiamo a spolveratina. Svelare. Guardate. In realtà ci vorrebbe un... Di zucchero a velo, vuoi passino? Ah, ce l'abbiamo, perfetto. Sì, non l'avevo visto. Qua. Ringrazio. Vai. Grazie mille. E andiamo col passino sopra così. Come lo chiamate te? Come lo chiami tu? Io mi chiedo sempre come... Non lo so, il mattarello come lo chiami invece? Il mattarello. Mattarello, sì. Ok. Invece questo, il passino a maglie strette, non lo so come si possa definire. È un e po' qui ci sono poi invece le buccine della melanzana. Sì, che le utilizziamo a parte. Per la parte crunch abbiamo detto. Per la parte crunch, sì. Voilà. Che buono. Benissimo. Ok, e queste adesso se ne vanno nel forno. Esattamente. E poi li teniamo d'occhio, io vado in forno, eh. Vai. Ho sempre litigato con la teglia io, e so anche il perché è colpa mia, perché sotto c'è l'altra, e adesso sai che facciamo, la tolgo. Aspetta, facciamo, ti aiuto io. Aspetta che brucia, eh. Aspetta che ti aiuto così. Aspetta, passami anche l'altro per favore. Vai. Così questa la tolgo e la possiamo mettere. Andrebbero tenuti. Vai. Un parecchio tempo. Mm-hmm. Ad un... Vedi, un'altra roba? Ad temperatura bassa, uh-huh. sui 100 gradi, grazie. Prego. Però adesso noi, per comodità, alziamo un po' la temperatura. Vai e ci regoliamo. Intanto che i pomodori diventano confì, così si dice? Si confittano? Si confittano. Noi andiamo avanti. Ah, adesso, andiamo prima a mettere l'uvetta... O vuoi sultanina, come preferisci? Sì. Nell'acqua tiepida. Eccola. In qui. Modo che si reidrati. Mm-hmm. È un passaggio importante, anche se poi spadellandola leggermente riperderai i suoi liquidi. Ok. Però per non renderla dura. Ok. Questa cosa non la conoscevo. È sempre interessante lasciare un quarto d'ora dentro l'acqua, è sempre. Acqua tiepida. Consigliabile, sì. Non calda, perché sennò tiepida. Tiepida, sì. Mm-hmm. E li lasciamo lì intanto. Lasciamo lì. Buoni. Intanto, questo abbiamo fatto.
andiamo a spadellare il nostro pesce spada. Il nostro pesciolino. Allora, per chi si fosse collegato solo adesso, male, molto male, ma noi siamo buoni, vi facciamo rivedere la grafica della ricetta. Vediamo pure di che cosa abbiamo bisogno per queste linguine. Pesce spada, uvetta e pistacchi, 500 g di linguine oppure spaghetti. Poi 300-400 g di pesce spada, andate dal vostro pescivendolo di fiducia oppure lo andate a pescare la mattina molto presto, vi svegliate, siamo a Roma, l'abbiamo detto, c'è il mare, ecco. Olio extravergine di oliva, peperoncino fresco, un limone, uvetta, pistacchi e prezzemolo, spicchi d'aglio, menta fresca, sale grosso, sale fino, due belle melanzane, 100 g di pomodorini, 50 g di zucchero a velo e pan grattato. Questi sono tutti gli ingredienti che ci occorrono. A proposito di quello che hai detto, andare a pescare, adesso ci facciamo, magari ci facciamo prima il pan grattato, così ce l'abbiamo già da parte. Eccolo qua. Allora. Vuoi un'altra padella? No, va bene. Va bene quella? Abbiamo anche una più piccolina. Ce l'ho più piccolina, ah, sì, vai, sì. Perfetto. Sì, ti devo dire la verità, Manuel, ultimamente, ultimamente, da sempre, è uguale, questo qui va benissimo. Ok. Sì, va benissimo. Sì. È molto importante, soprattutto quando fai programmi come questi, mm-hmm. secondo me, di cucina, trasmettere sì. Consapevolezza del cibo mm-hmm. in una certa ottica, in prevalenza, sì. secondo me, che è quella del cercare di mangiare il più sostenibile possibile, almeno per esatto. me è importante. Sì. Cerco di non mangiare troppi prodotti animali mm-hmm. E se li mangio, per esempio in questo caso specifico il pesce, che prediligo, sempre comunque da una pesca sostenibile, comunque abbastanza, cioè pescato vicino, non certo. prenderlo troppo lontano. Il pesce spada è un pesce che si trova sia nel Pacifico, però si trova anche nel Mediterraneo, che tra l'altro è eccessivamente te l'ho accesa? Me lo puoi mettere? Più alta? Sì, grazie. Prego. Eccessivamente pescato, purtroppo, quindi sì, eccessivamente pescato, è un po' complicato, come dire, no? Da è gestire, vero, però non prendiamo, oserei dire ai nostri telespettatori di oggi, almeno da parte mia, non prendiamo prodotti animali così a caso, ma pensiamo, ragioniamo. È vero, dobbiamo sempre fare attenzione, ci dobbiamo e ci possiamo informare, io lo dico sempre, spesso la vera crocetta, quella che mettiamo, non è tanto quella dentro la cabina elettorale, ma è proprio quando andiamo a comprare, quello che compriamo, quello che mettiamo nel carrello, fra gli scaffali del supermercato. Facciamo attenzione a questo. Il parmesan, così come viene chiamato negli Stati Uniti, giusto per rifarci, è uno dei prodotti più che più ci viene taroccato, passami il termine, addirittura i guadagni hanno superato anche quelli italiani, chiaramente non ha nulla a che vedere col nostro buon parmigiano. Quindi attenzione a quello che compriamo, a quello che mettiamo nel carrello, anche perché noi siamo quello che mangiamo, diciamocelo. Oh, padella calda. Mi dai per favore una cucchiaio di legno, ce l'abbiamo? Ah, ok, sì, vai, ce l'hai lì. Perfetto. Tu devi sapere, io sono un grande amante di questo strumento. La spatola. Bravo, oppure chiamata Marisa. Che solitamente viene utilizzata nella pasticceria. Della più alto, più basso? Più basso qui. No, sì? Qui. Più basso, grazie. Ancora? No, così va bene. Ok, e solitamente veniva utilizzato, diciamo così, nella pasticceria. Però è un'ottima alleata per tutte le preparazioni, anche sai quando prepari i contorni che poi devi andare, leccapentole si chiama, perché, sì, leccapentole, perché riesce Lash proprio blind, perché riesce proprio a pulirti tutta la pentola e a non far avanzare, ecco. Certo, allora lo uso alla fine. Alla fine lo utilizziamo. Io quando ero piccolino mi ricordo che mia madre preparava i dolci, io in genere poi andavo sempre a, per fortuna non c'era il leccapentole all'epoca. Tranquillo. Allora, pan grattato e granella di pistacchio. Pan grattato detto. E granella di pistacchio. Sì. Questo che cosa ci regalerà? Questo ci regalerà il pan grattato alla fine. Il pan grattato che alla verrà fine. Utilizzato per la mollicata. Ah, è vero, perché c'è pure questo aspetto in Sicilia. Certo. La pasta camoddica. Bravissimo, fantastico. Come no. Bisogna stare molto attenti perché il nostro buon amico pangrattato si brucia facilmente. Si brucia facilmente, quindi bisogna fare attenzione a questo. Bisogna continuamente muoverlo. E così ce l'abbiamo già da parte per dopo. E lo utilizzeremo un po' a mo' di parmesan. Ok, sì, ci divertiamo un po'.
Bene, bene, bene. Cucini anche per gli amici? Cucino molto volentieri per gli amici. Molto volentieri. Il tuo cavallo, anzi, il tuo asso nella manica in cucina? Il tuo piatto, cavallo di battaglia? Vuoi sapere veramente? Vai. Poi ti dico il mio. No, non c'è. Ah, non c'è. Non c'è, perché ti dicevo prima, prima della pausa, cioè durante la nostra pausa, come ti accennavo prima, non adoro seguire le ricette. Ok. Magari prendo ispirazione, sì. Sì. Però seguire alla lettera non mi piace. E questa cosa. Guarda, uno chef straordinario francese, sì, sì, una volta mi ha detto: il migliore chef è quello che ti sa fare un piatto delizioso con due cose che rimangono nel frigo. Certo, ma infatti le migliori ricette, quando poi le andiamo a vedere, nascono da quello che si aveva a disposizione. E la famosa pasta alla puttanesca, la famosa pasta alla norma, la matriciana, erano tutti ingredienti della cucina contadina, della cucina povera. Quello si aveva e quello si utilizzava. Poi oggi siamo andati avanti, è chiaro che scegliamo e possiamo selezionare i prodotti. Per cui io invece penso, quando ho gli amici a casa, preparo spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Che non è facile. Che non è attenzione, facile per niente. Che non è facile per niente. Questo c'è una ciotolina. Possiamo metterlo anche qua, nella ciotolina. Come vuoi, ti ho un piattino, se no? No, ma questo qua c'erano i pistacchi. Ok, ok, così restano lì. Allora, intanto io vedo che qui l'acqua bolle. Sì. Che dici? Vogliamo andare? Con le linguine? Direi che possiamo... Vuoi aspettare un po'? Tra un minutino, okay. Facciamo solo andare il resto e poi possiamo farla va partire. Bene. Poi tra un minutino la facciamo partire. Do solo una pulita qui. Allora, quindi abbiamo scaldato la padella, ci abbiamo messo... Non ti serve più questa? No, prendo questa qua più va grande. Bene, ok. Grazie. E abbiamo messo a tostare il pan grattato con la granella di pistacchio. Non ti preoccupare. Voilà. Cucina adesso, pulita, molto importante. Quello sempre. Adesso qua che si fa? Qua adesso facciamo andare il nostro amico pesce spada, che intanto vedete che ha cambiato colore. Dove posso farvelo vedere? Questa camera, sì, qui. Ecco, allora guarda, aspetta, vieni qua. Qua vi faccio vedere. Eccolo che qua. Vedete? È diventato un po' più chiaro perché si è leggermente cotto. Certo. È chiaro che non stiamo facendo un pesce spada marinato, ma leggero. Cioè, nel senso, verrà poi cotto, quindi di conseguenza. Allora, filo d'olio. Filo d'olio. I nostri spicchiettini d'aglio, giusto per insaporire il tutto. Eccolo qua. Io ne utilizzo due piccolini, ma insomma, lì va a scelta. Mi piace parecchio l'aglio, quindi si può andare. Qui siamo a... Da 1 a 9 siamo a 6. Siamo a 6, allora mettiamo 8. A 8. Perché lo... Voilà. Hai mai cucinato tu con la piastra, con l'induzione? Utilizzo poco l'induzione, devo dirti la verità. Sì, ho già cucinato di parecchie volte con l'induzione, preferisco il gas. Il fuoco vivo, come il lo fuoco chiamo vivo io. Perché fai delle cose che con l'induzione... Cioè, tipo la spadellatura, quella la fai solo col fuoco. Col fuoco e anche sfumare, certo, una serie di cose che con l'induzione... Con l'induzione non vengono. Però con l'induzione hai lati molto positivi, per esempio riesci ad andare a bollire l'acqua subito, in tempo istantaneo, a fare delle cose molto rapide. Che profumino! Peperoncino. Di peperoncino. Ti piace? Molto. Posso andare un vai, po'? Vai. Devi. Un po'. Devi. Un po' di peperoncino. Che profumino, mamma mia. E voilà. Voilà. E lo lasciamo andare così. Un attimino lo lasciamo andare. Metterci anche, se vogliamo essere fighetti. Ecco, che ci mettiamo? Possiamo anche metterci un pizzichino di che? No. Il gambo. Possiamo anche leggermente aiuzzarlo. Così profumiamo ancora di più. E lasciamo dentro, poi lo andiamo a togliere. Dopo questa cosa si può fare anche con il prezzemolo, che ti dirò che forse non utilizzerò. Ok, noi abbiamo messo il gambo della menta. Esatto. La menta fresca. Esattamente. Adesso. Io vado a sbirciare perché sono troppo curioso. Matteo, andiamo a sbirciare i pomodorini confii, per favore. Andiamo un po' a vedere qua come vanno. Oh, guardate che carini. E poi ci sono anche le bucce delle melanzane. Quelle che devo fare, le devo togliere? Come sono messe? Direi che ci siamo, eh. Le lascio 30 secondi? 30 secondi e poi mi sa che le puoi togliere. Ok, allora mi preparo intanto un piattino perché poi le...
li andremo a togliere. Sentite che profumo. Ma sai che non sapevo questa cosa del gambo della menta? In realtà funziona molto bene anche con il prezzemolo. Perché spesso buttiamo i gambi del prezzemolo. È vero, non sappiamo come utilizzarli. Addirittura l'altro giorno guardavo un tutorial su internet, okay, per pulire il prezzemolo. Si può utilizzare anche la grattugia del formaggio, perché tu infili qua il gambo, poi dopo lo tiri, vengono fuori le foglie e testa e resta il gambo. Questa non la sapevo. Questa una più del diavolo proprio. Questa allora, me l'hai tolgo le buccine delle melanzane. Qui che si fa? Si va. Adesso si va. Vai. Andiamo a raffica qui. Ah, qui intanto stanno in sauna i pomodorini. Va bene? Sì, va molto bene. Ok, ok. Perfetto. I pomodorini li lasciamo andare. Ce la teniamo da parte. Andiamo a alzarla ancora al massimo. Basta? Sì, direi che... Vado. Devo salare? Puoi andare, sì. Metti un po' di sale grosso. Vai col sale grosso. No, vai tu. Metti. Vado io, pizzicate, sì. Andiamo a metterci il nostro... Sfumiamo col vino. Vino per sfumarlo. Che profumo. Ragazzi, è una cosa incredibile. Che buono sto vino. Posso poi assaggiarlo? Vai, assaggia. Queste sono le piccole cose che fa quando uno cucina. È chiaro che si mette il calice di vino, assaggia, fa, mette un po' di musica. Da bambino disegnavi? Ma guarda, forse è l'unica cosa che viene veramente male. Veramente malissimo. Disegnare ti viene sì, ti non male? Non sono capace. Matteo, tu disegnavi da piccolo? Sì, no. Male, sì. Male, ma disegnavi? Voglia. Ah, male anche tu? Sì, no. E invece disegnano molto bene i bambini che ci guardano tutti i giorni e ci mandano i loro disegni. Allora andiamo a vedere chi ci manda oggi il disegno del giorno. E voilà, guardate che bello questo disegno, ce lo manda Fabiola, un bellissimo prato con gli alberi, i fiori, adesso che è arrivata la bella stagione e abbiamo tutti voglia di stare all'aria aperta, aria aperta che ci è mancata. Fatevi tante belle passeggiate, godete della bella stagione. Grazie Fabiola, un bacio. Io ve lo ricordo, è semplicissimo, per inviare i vostri disegni basta scattare una foto e inviarla alle nostre pagine social, Facebook e Instagram Cusano Italia TV. C'è un profumo di menta che non vi dico. Intanto io non vedevo l'ora di farti vedere la cappa azionata. Una cosa di cui devi sapere che c'è mio padre, dice che quando mi segue lui si incanta nel vedere il fumo che va qui dentro. No, super. Eh? Sembra un... Quando fumi il narghilè. Allora, le linguine le facciamo cuocere. Tu la pasta come la prepari, al dente oppure ben cotta? No, a me piace al dente e preferisco risottarla poi dopo nel nostro sughettino. Allora, una ricetta che mi piace molto a proposito, diciamo, di pasta risottata, non so se la conosci, sono gli spaghetti all'assassina. No. Allora, stanno spopolando sui social. Praticamente che cosa consiste? Serve una bella padella di ferro, metti il pomodoro, quindi il condimento. Tanto peperoncino. E cuoci la pasta direttamente nel condimento. Super. La pasta cruda. Certo. Ma l'ho già fatta questa cosa. Capito? Qua. Funziona, E addirittura non la dovresti neanche toccare troppo, proprio perché poi il risultato deve essere una pasta un po' croccantina, un po' bruciarellata. Ah, bruciarellata. Mm-mm. Adesso andiamo a mettere le nostre... Le melanzane? Sì, le nostre melanzane. Intanto vedi che l'uvetta... Eccola. Si è un po'... Sì, guardate. Vedi che si sta un po' gonfiando. Si è rigonfiata, eccola qua. Questa poi ci servirà, ci servirà. Quindi sono a posto. Adesso noi mettiamo la nostra... Ok. Però lasciamo la padella. Lasciamo la stessa padella. Perché è già insaporita, sapore, no? Certo. Quindi già andiamo solo a spennellare un goccettino d'olio ancora. Mm-hmm. A questo punto... Qui ci possiamo andare con un gambo. Buono. Ma questa ricetta ti piace, Matteo? Che ne pensi? Che mi dici? Sto aspettando. Sei curioso? Il risultato finale. Sono molto curioso perché ci sono tanti ingredienti e insomma voglio vedere come va a finire, ecco. Adesso in questa, nella parte qua, si poteva fare anche col pesce, lì sta una scelta poi nostra. Io metto un pochettino di scorza di limone. Ok. Abbiamo preso un limone non trattato.
che profumatissimo. Profumatissimo, che è super come cosa. Allora andiamo a mettere un po' di scorza di limone. Sì. Cercare sempre di evitare la parte bianca. Mm-hmm. Se vedete, cerchiamo sempre di tenere la parte. Sì, perché più... quella è la parte più amara. Esatto. Mettere delle striscioline di limone che rendono il tutto ancora più fresco, dato che siamo c'è quest'area di estate che il limone dà subito freschezza, a me piace molto in cucina la punta agrumata. Non esageriamo. Poi andiamo sul fuoco qua. Rifacciamo il nostro giochino di prima. Ok, ci mettiamo un altro gambo di menta. Lo tagliuzzo perché per dare... rilascia il sapore e l'aroma. E poi andiamo con le melanzane qui. E poi andiamo padella. Con le melanzane. Ok, va bene. Allora, vai pure con le melanzane e le lasciamo cuocere. Una volta che saranno cotte le melanzane... Sì. Poi andiamo a risottare con la pasta? Yes. Ok, ok, ok. Si mette tutto insieme, immagino? Pasta, melanzane e pesce. Sì. Andiamo decisi, qua gli abbiamo dato un po' di profumo. Bene, allora, intanto che qua noi giriamo, ti è mai capitato di bruciare qualcosa in cucina, combinare qualche disastro? Sì. Ecco, sì, assolutamente sì. Bene, succede anche a noi, ma come dico sempre io, rideteci sopra, scattate una foto e inviatela alla nostra rubrica Cucinare Male. Ecco, allora, questa è una ciambella, non lo so se forse doveva essere al pistacchio, insomma, sicuramente qualcosa è andato storto, l'autore anche in questo caso non si firma, però lo ringraziamo per averci inviato questo piccolo disastro in cucina. E noi ci siamo quasi, noi invece ci siamo. Adesso andiamo a unire il nostro pesce spada e anche la nostra uvetta. Eccola qua, nel frattempo l'ho tolta dall'acqua. Ok, ne prendiamo un pochettino e la mettiamo. Bene, che meraviglia, voilà, non esageriamo. E che profumo, voilà. Sento molto la menta, devo dire. Ma perché ce l'abbiamo ancora spezzata. Buona. Qui e ti dà quel quel profumo. Si sente tanto il sapore, cioè l'odore, per quello. Allora, la pasta qua, io direi che ci siamo. Le nostre belle linguine. Voilà. I pomodori confì anche stanno ci lì. Ci siamo, in anche sauna. Loro sono pronti. Si spadella. Adesso andiamo a unire la pasta. Vai. Mettiamo le nostre linguine all'interno della padella con tutto il condimento. Che avrà un misto di, per quello che si parlava prima, di sapidità, data dal pesce chiaramente, data dal sale, data dalla preparazione del pistacchio che abbiamo fatto, e poi anche una nota agrumata, quindi dicevamo... Sì, avevamo la buccia del limone. Poi chiaramente quando scoliamo la pasta direttamente dalla pentola dell'acqua alla padella con il condimento, quest'acqua di cottura che ci resta ci fa gioco perché ci permette di creare quella cremina che poi andrà ad amalgamare ancora meglio e che tanto ci piace. Perfetto. Voilà. Ok, voilà, guardate che meraviglia, che profumo, che bontà. Andiamo a preparare i nostri pomodorini. Sì, hai voglia di tirarli fuori? Li prendo io. Sì, sì. Grazie, Manuel. Assolutamente. Abbiamo per l'acqua, come posso prendere un mestolo? Eccolo qua. Grazie. Super, grazie mille. Facciamo una sorta di... Voilà. Che profumo questi pomodorini. Vediamoli come sono venuti. Pazzeschi, direi. Super. Aspetta che ti tolgo qua. Attenzione. Voilà. Non ci bruciamo. Forno caldissimo. Voilà. Il piatto l'abbiamo già preparato. Sì, la nostra linguina l'abbiamo tolta che non era ancora cottissima, che ci permette di farla insaporire ancora di più nel... Altrimenti se la vogliamo troppo piatto. Poi viene scotta. Assolutamente, ci permette di far assorbire i gusti, i profumi.
Ok, ancora acqua di cottura. Voilà. A questo punto qualche pomodorino lo mettiamo dentro. Questa ti serve sul fuoco o fuori dal fuoco? Sì, ma così va bene. Ah, così va bene, ok. Metto qualche pomodorino dentro. Wow. Ma poi gli altri li utilizzeremo per... super piatto proprio, per impiattare. Guarnire, esatto. E sono buoni i pomodorini così perché perdono un po' di... acidità? Di acidità. E poi a parte che se il pomodorino è buono... come certo. Diceva il nostro buon Matteo, è tutta un'altra roba proprio, non bisogna fare niente, però diciamo che anche a questo lato leggermente abbrustolito che dà il suo e sì, non sì. È... poi guardate che bei colori tra l'altro, non è male, direi che ci siamo, okay. Caro mio, allora questo è il piatto, voilà, io sono pronto. Sei pronto? Pronto e curioso, tanta fame. Spegniamo il nostro fuoco. Olè. Super. So. E adesso andiamo ad impiattare queste linguine meravigliose. La nostra pizza, questa qua. Se avete a casa quella dritta, mi hai detto che quella serve, dritta vero? È ancora meglio. Adesso andiamo a provare a fare questo lavoro, ma non so se. Ma che meraviglia! Perché con i dentelli così. È un pochino più difficile. E non viene via, però vabbè. Non ci lamentiamo. Assolutamente no, assolutamente no. Preparo pure un cucchiaio così almeno dopo raccogliamo un po' di condimento, eccolo. Vuoi il mestolo? Ah, ti ringrazio, sì. Eccolo qui. Grazie. Vai. Guardate qua, un profumo che non vi dico oggi proprio, eh. Voilà. Abbiamo raggiunto la perfezione. Non è venuto perfettissimo, ma... Matteo, che mi dici? Non è male, non è male. Ti incuriosisce questo mix di sapori? Sì, sì, lo sto guardando con molta attenzione. Piatto da replicare, eh? Pomodorini con filo, devi replicare. Ti invito a cena. Sì, sì, sì. Vieni, lo facciamo a casa. Ok, allora direi che meglio ancora, Matteo, ti è andata. Tutti, facciamo la cena tutti quanti a casa. Siamo tutti a casa. Mamma mia, che anche bontà. Stasera la cena l'abbiamo scroccata, Manuel. Anche oggi. E anche oggi. La possiamo raccontare. Adesso andiamo prima a fare questo lavoro. Guardate che meraviglia. Queste sono le quantità, questi piatti generosi. Oh. Ah sì, su quello sì, non siamo tirchi perché ragazzi, la cosa peggiore è essere tirchi in cucina. Esatto. No? Non siete il giusto, non sprecare però. Non sprecare, no, però non sprecare. Però. Mamma mia. Adesso andiamo a mettere qualcuno dei nostri... pomodorini. Io intanto so che stiamo sforando, ma io chiedo scusa al mio direttore, arriveremo. Chiedo scusa direttore, non è anche colpa mia. Io direi, invitiamo pure Gianluca Fabi, il nostro direttore, a pranzo, a cena. Invitatissimo, anzi invitatissimo. Se vuole raggiungerci subito io sono ben felice. Andiamo a mettere la nostra mollica di pane. Quella che abbiamo preparato prima, sì, me l'ero dimenticata. È andata. Pan grattato e granella di pistacchio. Granella di pistacchio. Guardate che meraviglia. Come vedete. Questo è quello che si dice di un piatto instagrammabile. Instagrammiamolo, dai. Instagrammiamo subito. E poi abbiamo eccole, il nostro... le bucce della... della melanzana. Le vuoi tagliare? Stavo pensando che in realtà potrei mettere... Come vuoi fare, con le mani? Come dici tu? Sì. Anche così, ecco, vedete, si crea, si inventa. In modo qui. Ma guardate qua che meraviglia, signori. Questa è arte. Pomodorino. E queste sono le linguine preparate in esclusiva per Cusano Italia TV da... facciamo partire un applauso pazzesco al nostro ospite di oggi. Grazie. Bravissimo. Grazie. Veramente. Voilà. Mamma mia. Matteo, voto a questo piatto. Io direi che per non essere uno chef il nostro Giulio mi dà un 10 pieno. Grazie, sei troppo pieno. Carino. Ci sta. Caro grazie Giulio, dobbiamo grazie. Farlo vedere, come si fa certo. A vedere? Matteo, dove ci mettiamo? Dove ci mettiamo? Qui? Restiamo qui? Dici tu. Oh, eccolo qua. Dove ci mettiamo? Qui? Allora, ecco, guardate qua che meraviglia, guardate che gioco di colore e che sapore, non vedo l'ora di assaggiarlo. Vai, assaggiamo. Giulio, è stato un vero piacere veramente oggi averti per qui. Me. Grazie.
Se ti fa piacere, noi ti aspettiamo per preparare un'altra ricetta. Quando vuoi. Va sono bene. Felicissimo e grazie a tutta l'organizzazione, perché è veramente super. Dai, bene, ci fa piacere. Allora, grazie a tutti voi anche per averci seguito anche oggi. Io vi ricordo l'appuntamento da lunedì al venerdì, ore 11.30, minuto più, minuto meno. C'è un saluto che facciamo sempre alla fine, nel numero del canale con le dita. Quando volete, se volete, sempre qui, sempre sulla 2, 6, 4. Ciao, ciao. Grazie.